ragazzi, sono Stabia Canate 5, eccoci qui su Prince of Persia, le sabbie dimenticate. Dobbiamo andare a spaccare il culo a Satana persona. E i bug non mancano. Bello quel ladone nero. Bug everywhere. E mi... voglio dire anche sul mio episodio di Dishonored, quando dobbiamo tirarlo nel culo a... al coso, come si chiama, quello pelato. Insomma, che dobbiamo infamarlo, la radio non mi riproduce l'audio. Ah, vediamo se mi ricordo come si infiappetta. Così semplicemente. Mi ricordo che faceva anche delle mosse bastarde, tipo che spara delle pare di fuoco. Ora non vorrei dire una stronzata. E spero di aver detto una stronzata, ovviamente. Perché mi state usando così? Non è mai successo. Che mi combini? Ti sei arrugginito nel tempo? Mi ricordo che eri cazzuta eccolo. Culo. No, tu mi hai rotto vasi e mi serve per ripristinare la vita. Ma. Grazie mille. Grazie per la carezza. E morite. No. Sono una testa di cazzo, lo so. E vediamo se è così. Mi evito... non mi evito un cazzo. Utilizzare il fuoco con lui è inutile, perché lo si può benissimo notare che è rosso fuoco. Sembra un coso, un... non un baionico, vabbè, anche un baionico, oppure un... come si chiama il signore della terra lì? Quel troviaio di cartone animato lì. Boh, non me lo ricordo, avete capito comunque. Chi è delle nuove generazioni lo so. Però devi schiantare, amico mio. Che cazzo. Mi hai massacrato i maroni. Olè. Olè. Non se lo congelo? Ah, infatti sì, il fuoco con il ghiaccio. Ah, perdono. Olè. Questo qui è bello rispetto al Detroni, perché anche se scazzo la lama che si illumina, mi fa fare comunque la mossa e non mi fa rifare tutto da zero. E infatti si inizia a lanciare le palle di merda di fuoco. E se vedete degli aloni neri in mezzo allo schermo, non sono io che aggiungo effetti speciali, ma è il gioco che si bugga. Non sono abile fino a questo punto nel montaggio video, ma mi piacerebbe arrivarci. E te devi andare a quel paese, proprio letteralmente e praticamente. E amico del sole, tu devi muoverti. Amico del sole. Bella la fontana che... vediamo se ci sta la vita qua. Allora, le fagottine mi servono, che è buona cosa. Qui ho finito a petto. Considerando che mi sa che non si vede neanche la palla di fuoco a modo. Infatti, è buggata anche quella. La cosa che mi è più utile sapere vedere dov'è, non mi si è buggata. Ma è giusto così. Aggiungerà quel cazzettino in più di difficoltà. Che liscio. E non so dove devo andare. Ecco del sole, non fare puttanate, por favor. Vediamo di fare una cosa genuina. Grazie. E... va a Vancouver, vai. Va proprio a quel paese. E... muoviti. Vaffanculo. Muovite! Perché? Perché? Cosa... Che diavolo mi rappresenta sta cosa? Ah, si è spostato. E non mi caga per niente. Che devo fare? Devo saltargli in testa? Non me lo ricordo io. Devo saltargli in testa. Così. So solo che è parecchio incazzato e io sto per morire. No. No, non voglio la mamma. Sapevo che era stronzo, ma non mi ricordavo fino a... cioè, mi ricordavo che era stronzo. E parecchio anche. Levati di brutto. Allora, vai, te che t'ha culato. Ragazzi... oh, grazie, me ne accoppi un pochino, così almeno mi dai la possibilità di potenziarmi. No, 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 vabbè. Mi sto cadendo sotto di brutto. Tu ma... quella bella donna.
Non ci preoccupano i nemici, ripeto. Morisce. Morisce. Vaffanculo. Mori. 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 Guardalo. Sono in cappetta. E lui. E allora vaffanculo. Devi togliere sta cazzo, devi toglierti dal cazzo. No, 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 no. Oh. E lì la vita. Attenzione. È lui. È lui. Dà il corpo di grazia, lo sega a metà. E rimane intero. È giusto. Mori, mostro. E questo si chiama essere stronzi perché ci ha fregato l'uccisione. Quindi se voi siete online e fregate l'uccisione a qualcun altro, siete degli stronzi. Bravissimo. Vai, ora così sei totalmente posseduto. Bravo, cioè. Sì, sei figo solo te allora. Il treno per diventare impossessati di sabbia. Bello questi alieni neri. Sono il pezzo medio. Pezzo medio. Sono 9:10. Sì, sono 9:10. Sono passati 8 minuti più o meno. E lui mi indica. Oh, è andato da quella parte. Basta, c'è solo lui. Non è come sembra. Azione completata. E ci abbiamo altri U-Point. Grazie. E mi pare che siamo anche già vicini alla fine. Perché non mi ricordo che era lungo questo come gioco. Era un po'. Poi vi domandate perché sono idiota. È semplice, perché sono stato nei momenti più sbagliati di questo mondo. Eccolo lì. Io provo a fare il ninja, è divertente in questo gioco fare il ninja, ma se non sei abile con i tempi è inutile che tenti a fare l'eroe. Però ci provo, attenzione. E che culo. Ah, qui ci sta la nostra amica della quella lì, non mi ricordo neanche come si chiama tra un po'. Il sigillo è sparito. Ed è successo qualcosa a Malik. Ha ucciso quelli Fritz. Non è stato tuo fratello a uccidere Ratash. Ratash ha ucciso tuo fratello. Cosa? Ah, bello. No, non è andata così. I tuoi occhi non hanno visto, ma questo è ciò che è accaduto. Lei è come l'esterno. Un Jin non può essere ucciso da una comune spada. Per questo motivo ti ho detto di non affrontare Ratash. E me lo dici così? Il suo potere si è trasferito in un altro corpo. Tuo fratello. Molto presto, Ratash ne avrà il controllo. Grazie per la buona notizia. No, non può essere. Ti ho detto il vero. Tu non conosci Malik. E avete attaccato a casa. È più forte di quanto credi. Sì, è anche molto idiota. Contro quella bestia e la sconfiggerà. Sì. Anche se fosse vero, tuo fratello è comunque destinato a morire. Grazie. Cosa? Ma perché? Sei di consolazione quanto un dito nel culo comunque. Non cioè, gli sta per schiantare il fratello, tu. No, tuo fratello deve per forza morire. Un minimo di speranza, dai. È andata distrutta. Come pensi di fermare l'esercito? Stronza, però. Farò un altro sigillo. Dimmi come fare. Allora, prendi il martello e scappa. Sono perdute. I maghi che lo crearono sono morti da tempo. C'è un solo modo per fermare ciò che avete scatenato. Dovrai andare a Rekem, ovvero la città dei Jin. Là troverai una spada. Con essa potrai uccidere Ratash. Ok. Una volta infranto il suo potere, potrai distruggere anche quello dell'esercito. Anche quello uccidere Ratash significa uccidere Malik. Io non posso farlo. Oh, è l'unico. Ti importa di questa terra? Della gente di Malik? La tua gente? Ti importa della tua vita? Se non fermerai l'esercito, tutto sarà perduto. E non te la puoi fare. Ho anch'io un cuore. Capisco che sarà un compito difficile, ma dovrai fartene carico. E te la dovrei deve fare. Deve pure esserci un altro modo. No. Tocca a te agire al posto di quella mano. Devi salvare coloro che possono ancora essere salvati. È questo che significa essere un sovrano. Un'altra roba. Ok. E con questo cosa ci ho guadagnato? L'ingresso a Rekem è vicino alla tomba di Re Salomone. Pure. Cerca la fiamma che segnala la torre. Lì troverai le scale per la città sotterranea. Va buono. Tom Tom no. Te faceva schifo lasciarmi il Tom Tom. Vabbè, cosa ci ho guadagnato con questa nuova roba? Perché l'avete scappando? No, sto facendo solamente tutti gli scherzi. Non mi interessa quello che ha detto la Sia. Riuscirò a salvare Malik. E non lo faremo, che cazzo, però. Proprio vicino al burroncino. Per saltare oltre il nemico. What the fuck?
Mi sta prendendo per il culo, amico. No. Non immagino che non è così che funziona. Non me lo ricordo come funziona. Ecco, no, un culo. Maledetto te. Vai che ce la fai. Mi fa un esempio. Ma che cavolo? Oddio. Quindi devo saltare. Ah, eccolo. Oh mio Dio, ricordarselo tutto sarà spettacolare. Chi se lo ricorda più questa mossa? Allora, salto andando qui e salto qui. Ok, per ora ci siamo. E allora vaffanculo. Questa è una cosa che odio. Oh, a testa di cazzo. Ma con chi credi di avere a che fare, eh? Allora, uno. Va più in là, ok. Olè, vada lì. Fluido e ammazza tutto. Dai in cappetta, sa. E no, ve la fa fare la posizione di merda. Vai, olè. E poi voi sapete che abilità è questa, che è lo scatto ninja. È uguale a prima, non è che cambia qualcosa. Ah, mi devi far vedere tutto il percorso. Ok, no, perché mi è venuto un dubbio, sto registrando il gioco. Sarebbe stata una grandissima figura di merda. E il terrazzo. Il terrazzo del cazzo. Quindi, muovite! Oh, grazie. Più in possesso qui del Nintendo. Allora, salta, zampa e ammazza tutti, come è il tuo solito fare. Va, quelli tirateli sotto. Boomete e... combo, perfetto. Ora speriamo che ci sia della vita, ma dovrei farci un po' di tutto. Olè. Quindi facendo così che succede? Ok, megarpa. Poi si fa così e si fa così. Ora, io capitemi, vi devo uccidere solo perché mi date i punti per potenziare. Se no vi lasciavo anche lì perché di voi non ne sbatte proprio una mazza. Lo posso tirare sotto, vai, usalo. Ma giusto quello devo fare così. Se non te lo ricordi, sei fottuto. Olè. Le appedate, olè. Poi. Che era? Un muro invisibile. Perché non fa fare questo giro strategico? Allora, si deve fare così. E allora sei stronzo. Vai. Gira, ti stavo per saltare dall'altra parte e fiondare nel nulla. Poi vai a sinistra, vai, salta, bravissimo, dai che ce la fai. Dai, bravo. Ok, terrazzo. Salta sulle colonne come solo tu sai fare. E quelle teste di cazzo che vengono a sgommare sul parcheggio vicino a casa mia, vi auguro di prendere un bel palo nei denti. Quindi andiamo avanti. 3 minuti. Vedi che mi distraggono, io altro che il palo, proprio tutta la segnaletica di fare pigliare. Marina maiala. Morite voi. Pentitevi! Perché gli tiri con il culo della spada? Non lo potevi infilzare. Che cazzo. Io lo odio sta cosa. Sta qui mi garba, ecco. Le figure di merda non mi garba farle, quindi allora intanto ti muovi. Intanto ti... Muro, ovvero fuori la... Ok, no. Olè. Grazie mille, ragazzi. E qui... Aia. Sappite. E pipite. Ven culo tutti quanti. No, ma là sei stronzo, sei morto così a minchia. Questa qui mi ha stupito. Non me l'aspettavo che facciamo la bomba a te. Poi. Qui stesso giochino di prima, però non cadere, vai fluido. Ok, l'ha capita. Circo, attenzione. Oh, grandissima figura di merda, perfetto. Quindi allora ritorno qui. Deve essere una cosa a tempo. Quindi veloce, bravo. Muovite. Grandissimo. Vai,
Olè, fluido. Che culo, meno male che mi sono ricordato di pigiare il pulsante. E te che stai? Che hai visto, l'uomo nero? Quell'altro gioca a nascondino. Perfetto. Non mi troverà mai. E facendo così che succede? Ah, ascensore manuale. Mi piace. Un minuto, 52. Però mi sa che si interrompe qui appena scesi. Sì. Guarda quanto sono figo. E con questa visuale io vi saluto, noi ci si vede al prossimo video, mi piace già, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, like la fanpage di Facebook, in descrizione come sempre ci stanno i link per andare a scaricare l'applicazione di Google, sì, di Chrome e di Firefox per rimanere sempre aggiornato con i miei video. Ciao a tutti, alla prossima!